Ciao ragazzi, sono Davide da Catania e siamo qui per creare questo tutorial sull'installazione della retrocamera originale per il Dacia Duster. Parlo originale perché sino finora si è parlato soltanto di retrocamera cinese. Io ho ordinato questa retrocamera, è una parte originale Renault e questo qua è il codice di riferimento che potrete domandare al vostro concessionario. Gli attrezzi che ci giovano in questo caso è soltanto una chiave da tubo da 10, un box da 20, un taglierino e un girevite italiano a paletta larga. La retrocamera è questa. Questa qua, logicamente, stiamo parlando di una retrocamera già installata, già l'installazione l'ho fatta ieri, e questa qua è la retrocamera. E allora, innanzitutto, per dover fare l'installazione dobbiamo iniziare nello smontare questa copertura in plastica e il maniglione dove va montata fisicamente la retrocamera. Smontare il maniglione è molto semplice. Abbiamo bisogno della nostra famosa chiave Torx da 20 e in questa parte qui dentro, dove faccio vedere ora, ci sono due viti Torx che dobbiamo noi smontare. Allora, dobbiamo smontare in questa maniera. Io logicamente rismonto tutto appunto per farvi vedere. Una è questa, smontiamo l'altra. Smontata quest'altra, dobbiamo levare questa parte in plastica. Questa parte in plastica è agganciata momentaneamente una volta aver levato queste viti dai clip di plastica. Basta prendere da qua, tirare in questa maniera e come vedete questi clip si sganciano in automatico. Per smontare il maniglione ci muniamo della nostra bella chiave tubo da 10, leviamo questo tappo. Facendo attenzione a non romperlo logicamente, e quest'altro tappo qui. Dobbiamo ora fisicamente andare a smontare questi bulloni con la chiave da 10. Vedi che inquadriamo bene, che ce n'è uno qui sotto, un altro è questo, un altro è questo, un altro è questo, un altro è questo e un altro è questo. Sono 6. Io in questo caso non lo smonto perché sennò dovrei andare a levare di nuovo i cablaggi. Quindi con una chiave da 10 basta smontarli fisicamente, si svitano, si levano tutte e 6 e il maniglione è sempre agganciato dopo aver smontato questi bulloni da 10, sempre con questi clip qua, nello stesso tipo. Quindi dovremmo tirare un po' con forza il maniglione dove aver smontato i dadi, noi tiriamo con forza e il maniglione viene via. Arrivato a quel punto è molto semplice, dobbiamo preparare i fori, e in questo caso vi faccio vedere la dima perché con la retrocamera originale, nel libretto di istruzione che è scaricabile solo da internet, troveremo questa dima che va ritagliata e appiccicata provvisoriamente con dello scotch sul maniglione, logicamente sul maniglione qui nella parte bassa. Va appiccicata qui con dello scotch, poi si fanno i buchi, che sono due buchi da 6 e un buco da 16,5, se non ricordo male, perfetto. La punta da 16,5 è in dotazione insieme al cablaggio della retrocamera. Fatto questo qua, si monta la retrocamera, si avvita e si rimonta il maniglione. Vedremo che il nostro spinotto esce da qui. In questo caso questo qua è il filo della retrocamera. Ora dobbiamo passare il cablaggio. Diciamo questa qua è la parte più complessa, perché innanzitutto dobbiamo passare il cablaggio da questa parte qui, fare tutto il giro e farlo uscire da questa guarnizione. Per questo a noi conviene usare, dobbiamo usare due cose indispensabili. Non usate zone elettriche in prima cosa, la zona elettrica degli elettricisti per passare i fili, perché in questa parte qui si potrebbe incastrare in questa parte qui e non uscire più irrimediabilmente, siamo costretti a tagliarla e rimanere morta qua dentro. Vi consiglio di usare un filo elettrico semplice, magari mettiamo un po' di nastro qui in punta per farla più arrotondata.
Leviamo questa guarnizione, se il passaggio diventa impossibile, stiamo attenti a muovere il meno possibile questo, sganciamo qui questa guarnizione del tetto, sganciamo in questa maniera e incominciamo a passare questo filo di zona entrandolo da qui e facendolo uscire da qui, da questo buco. Magari poi ci aiutiamo con una pinza a punte per riprendere il filo, oppure con un gancio, un fil di ferro fatto a gancetto. Una volta che l'abbiamo passato da qui a qui, l'altra estremità la faremo passare da qui verso questa parte interna. Qui è molto più semplice perché mettiamo la mano e tiriamo il filo. Una volta che questo filo guida sarà passato in questa maniera, metteremo con il nastro isolante la parte dove ci sono i fastorm del filo della telecamera e lo faremo scorrere piano piano fino a farlo uscire di qua. Un altro consiglio: prima di passare il cavo, tutto questo tratto conviene nel cavo della retrocamera mettere una guaina. Questa qua è una guaina da 8 mm, costata 2 euro 4 metri, quindi diciamo il primo metro e mezzo del filo della retrocamera sarà messo tutto quanto qui dentro. Opportunamente nastrate le due punte in maniera che i fili non saranno liberi qui dentro e quindi con le vibrazioni della macchina o altro si potrebbero danneggiare. Passato il tutto, faremo qui il collegamento. Questo qua è l'altra estremità, quindi nel connettore della retrocamera e connettore del filo li uniamo, mettiamo una fascetta e chiudiamo il tutto. Qui possiamo chiudere pure e possiamo rimontare la nostra maniglietta. Stiamo attenti, come punti di riferimento dobbiamo usare questo e questo, che andranno messi qui e qui in maniera da poter agganciarlo. Quindi allora, da questo punto mettiamo una e due, basta fare così e già è entrato. Mi raccomando, la forza non vi aiuta, quindi se non entra c'è qualcosa che non va. Allora, da quel punto possiamo riavvitare le nostre due vitine. Una e due, e rimettiamo i nostri due tappicini di gomma. Come vedete, sono operazioni molto semplici e facili. Stessa cosa di qua, perfetto. Una cosa che poco fa non ho detto: quando smontiamo il maniglione non c'è bisogno di levare le due luci della targa, 1 e 2, li possiamo lasciare tranquillamente montate, basta soltanto alla parte interna staccare i due connettori. Tornando a noi, al passaggio del cavo, noi abbiamo il nostro cavo che in questo momento esce di qua. Dobbiamo fare questo passaggio qui, quindi sganciamo pure il sotto in questa maniera, sganciamo il sotto e facciamo passare il filo nostro di qua. Un consiglio che vi do: al momento in cui avete fatto uscire il filo da questa parte qui del buco, non tagliate, non levate il nastro isolante e levare tutto questo, ma lasciatene un pezzo tipo 20 cm ancora collegato al filo della gamba. Quindi tagliamo questa guida, perché dobbiamo cercare di toccare il meno possibile i fastom della telecamera, perché se si danneggiano siamo fregati. Magari passiamo un pochettino di sapone, quello duro, tipo sapone di Marsiglia, lungo tutto quanto il filo per agevolare lo scorrimento. Il sapone deve essere asciutto, non bagnato, quindi prendiamo il sapone duro, lo passiamo in questa maniera lungo il filo, quello della camera, in maniera che lo rendiamo più scorrevole. Passato il filo da qui a qui, il filo dovrà uscire da questa parte bassa, da qua sotto. Quindi abbiamo tutti i fili che escono di qua. A chiudere bene queste guarnizioni, specialmente questa del tetto, perché sennò avremmo infiltrazioni spiacevoli sul,
sul nostro abitacolo e si macchia il tetto. Allora, a questo punto abbiamo due fili da passare, il rosso e nero dell'alimentazione e il filo video. Il rosso e nero dell'alimentazione, il rosso e nero dell'alimentazione dovrà passare lungo tutta questa parte del tetto, quindi spostiamo la guarnizione e lo facciamo passare tutto quanto qui e lo facciamo spuntare da qui sotto. Spostami un po', prendete qua. Cosa facciamo noi? Spostiamo leggermente la guarnizione, anche questa parte è a scatto, quindi facciamo in questa maniera. Passiamo e lo facciamo uscire da qua. Questo qua è il mio cavo che ho passato insieme alla guarnizione, mi raccomando, alla guarnizione, scusate, alla guaina per proteggere il filo. Passato di qua, noi lo facciamo uscire da qua sotto e staccando lo spinotto dello stop, che è molto semplice, andremo a fare qui i collegamenti. I collegamenti verranno fatti, il positivo è questo filo, il primo, vedete qui c'è uno vuoto, il primo, questo qua, il viola, il positivo, quello appresso è il nero, il negativo. Quindi puliamo, leviamo un pochino di nastro da questo filo, sguainiamo i cavi col taglia bassa, facciamo i due collegamenti e reinseriamo. Un consiglio che vi do, questo collegamento deve essere l'ultimo che dovete fare, quindi prima montiamo tutto. Il collegamento, questo qua, verrà fatto all'ultimo. Un attimino che non ho visto. Quindi questo qua facciamolo alla fase finale, in maniera da non dare alimentazione. Abbiamo passato questo filo d'alimentazione, rimettiamo al suo posto il piolino, una leggera sbattuta e reinseriamo la guarnizione al suo posto. Stessa cosa facciamo da questa parte qua per passare il cavo video. Il cavo video lo faremo passare da qua, sempre apriamo questa parte in base, l'abbiamo fatto all'altro lato. Allora, nelle istruzioni di montaggio viene spiegato che conviene far passare il filo video nella parte bassa, quindi qui sotto, lungo questo perimetro, fino ad arrivare al navigatore. È una cosa che vi sconsiglio perché c'è da smontare mezza macchina, io ho usato un altro sistema. Quindi ho fatto passare lungo tutto quanto il bordo del tetto, lì che ora vi farò vedere come, il filo ho fatto passare di là. È molto più semplice, sbrigativo e pulito. Quindi arriviamo qui, tiriamo questa come abbiamo fatto con l'altra e andiamo a smontare l'altro. Andiamo a smontare quest'altro qui. Ricordatevi, tutto è a scatto, quindi basta tirare leggermente. Vedete come viene fuori? Stacchiamo la guarnizione. Mettiti da questo lato, Giulia. Stacchiamo la guarnizione molto semplicemente in questa maniera e noi abbiamo qui questa parte qua del tetto. Infatti, se vedete bene, si dovrebbe vedere il filo. Passiamo tutto quanto il filo di qua e ripetiamo la stessa cosa dall'altro lato. Un consiglio: prima incastrare con i clip la parte bianca e la parte in plastica e poi rimettete le guarnizioni. Rimettiamo le guarnizioni, molto semplici, mi raccomando che siano montate bene. Mai, mai, mai forzare. Se non entra c'è qualcosa che non va, quindi riguardate cosa state sbagliando. Andiamo qui, stessa cosa con questa guarnizione, semplicemente con due mani si stacca così. E passiamo il filo da questa parte qua. Vedete, a questo punto noi abbiamo questa parte in plastica. Vedi? Abbiamo questo montante. Questo montante, attenzione, è facile da smontare, però dovete stare un po' attenti. Sganciato il primo, si sgancia il secondo, però qui c'è un clip che non si sgancia. Dovete premerlo con la mano e esce, se no lo rompete. Allora, a questo punto basta tirare in questa maniera ed è andato fuori, tutto quanto fuori. Passiamo il nostro filo, riprendi da qua, il nostro filo lo dovete passare qui sopra, perché qui ci sono gli agganci, potrete pestare il filo. Lo passate di qua, scende di qua, lo fate passare lungo tutto questo margine e spuntare da qua sotto. Per rimontare questo qua basta soltanto
innanzitutto vedere se i fili sono messi bene, incastrare, prima sì. Allora qua sono caduti i fili, poi mettere la pausa. E allora abbiamo rimontato le nostre parti in plastica, passiamo il filo di qua e ora a noi lo smontaggio del Maynav, cosa molto facile però da stare attenti. Dobbiamo innanzitutto levare le cornici, ci aiuteremo con questo giravite, ma attenzione, non immediatamente, prima spostiamo leggermente, mettiamo qui in questa maniera e facciamo leva verso e ad uscire. Avete visto, è uscito leggermente? Ora faremo la stessa cosa dall'altro lato, spostiamo leggermente con le dita, con le unghie, come viene meglio, mettiamo qui il giravite e spostiamo verso fuori. Fatto, avete sentito uno scatto? Perfetto. Il resto verrà fatto tutto a mano, quindi piano, con molta delicatezza, sganciamo in questa maniera ed è smontato. Facile facile. Staccheremo questi spinotti, una e due, questo lo poggiamo e ora dobbiamo staccare il Maynav. Un attimino, che prendo il giravite, se da 20, e smontiamo una due tre quattro. Fatto, prende il Maynav ed è fuori. Stiamo attenti alla parte del monitor, questo è lo spinotto che interessa a noi. Lo stacchiamo, come vedete io già qua ho passato il filo della retrocamera e ho fatto i collegamenti, quindi guardate bene lo spinotto, il filo rosso qui, giallo e nero. Fatto questo, ricolleghiamo. Ah, un'altra cosa, con un giravite questa parte qui in plastica, prendendola di qua, la dovete uscire leggermente, ma si parla di un millimetro, non di più. Inserite le spinette e poi ripremete questo. Reinseriamo e rimettiamo il Maynav al suo posto. Una, allora c'è qualcosa, vi ricordo, inserito il Maynav, rimettiamo le nostre belle vitine. Una, due, tre, e quattro. Vediamo se tutto funziona. Perfetto, il Maynav funziona. Rimontiamo la nostra mascherina, molta delicatezza mi raccomando, poggiamo in questa maniera e deve entrare dritta. Spegniamo il navigatore. Abbiamo rimontato la nostra abbiamo rimontato la nostra cornice. Un attimino, prendiamo le chiavi. Ora dobbiamo andare a programmare la nostra cam, cioè il Maynav dobbiamo inserire, dobbiamo far riconoscere la cam. Basta accendere il quadro, quindi accendiamo il quadro in questa maniera. Deve rimanere il Maynav con questa schermata. Rimasta con questa schermata, noi dobbiamo premere più, meno e inseriamo la penna USB. Qualcosa non è andata a buon fine. E allora, scusate, partendo da questa schermata, poco fa ho sbagliato, dobbiamo premere più, meno e inseriamo la penna USB. Perfetto. Questo qua
è il MICOM Manager, da dove noi andremo a programmare la telecamera. Premeremo MICOM Test, così, e andremo a premere poi RVC22A. Premendo questo qua noi andremo ad abilitare la retrocamera. Vedremo che si riavvia il MediaNav. Una volta che si è riavviato il MediaNav, noi rientreremo di nuovo per andare ad abilitare le linee guida. Si vanno ad abilitare da questi tre tasti, 1, 2 e 3, quindi X87, B98 e K98. Qui andremo a mettere le nostre linee guida e abilitatele anche se la vostra telecamera ce l'ha, perché è bello. Fatto questo qua, noi premiamo 1 e 2 e il gioco è fatto. Un'altra cosa però, vi accorgerete che appena l'accendete vi dirà che si sono corrotti due file. Questi file li troverete in rete, domandando ai forum vi saranno dati tranquillamente, saranno installati come aggiornamento. Significa che metterete la penna USB, farà il riaggiornamento, quindi sostituirà il MediaNav questi due file danneggiati e tutto ritornerà come prima. Il risultato ve lo faccio vedere subito. All'inserimento della retromarcia, questo qua è il risultato. Scusate, ho il cofano aperto. Rifacciamo l'operazione, c'era il cofano aperto. Inseriamo la retromarcia, questo qua è il risultato. Da qui possiamo attivare le linee guida del MediaNav o disattivare, quindi avremo quelle nostre, e le andremo a regolare luminosità e contrasto. Ragazzi, il nostro tutorial è completo, abbiamo finito, ringrazio tutti gli amici del forum e ringrazio pure mia figlia Giulia che mi ha fatto da cameraman per questo tutorial. Vi saluto, ciao ciao!